Combattere lo spreco alimentare allungando la vita di frutta e verdura grazie a soluzioni innovative e circolari per la loro conservazione. È lo scopo di una giovane startup torinese che ha dato vita a un particolare tipo di packaging a base vegetale completamente riciclato per l'industria agroalimentare. La nostra mission è contrastare lo spreco alimentare attraverso l'economia circolare, facendo durare per più tempo la frutta e la verdura. Siamo riusciti a sviluppare una sorta di rivestimento basato sull'economia circolare. Il nostro rivestimento è una sorta di pellicola che una volta applicata sulla frutta e la verdura riesce a mantenere la freschezza facendola durare per più tempo, quindi dall'altra parte cerchiamo di ridurre lo spreco alimentare dovuto al rapido deperimento di alcuni frutti come fragole, pesche, albicocche. Una vera e propria emergenza quella dello spreco di cibo. Nel 2021 gli italiani hanno gettato in pattumiera 7 miliardi di euro, pari allo sperpero di circa 1.866.000 tonnellate di frutta, verdura e ortaggi a lungo dimenticati in frigo in dispensa. Sono questi numeri raccolti da Ipsos sulla base degli ultimi dati diffusi dall'osservatorio Wastewatcher International, con un aumento del 15% rispetto al 2020, nelle case degli italiani più di 30 kg annui di cibo avariato finiscono nella spazzatura. Da qui il progetto Agrinet, nato lo scorso anno dall'idea di quattro giovani laureandi e laureati che hanno messo insieme le loro competenze per combattere il food waste seguendo la strada dell'economia circolare. Quello che siamo riusciti a fare è estrarre le molecole naturali da sottoprodotti agricoli che per ragioni estetiche o per ragione ambientale non possono essere più venduti o mangiati. Noi processiamo tramite una nostra tecnologia e otteniamo le molecole naturali che poi li utilizziamo per sviluppare il nostro rivestimento. Una pellicola vegetale capace di trattenere l'umidità, rallentare l'ossidazione e conservare così la freschezza fino a 3 volte in più rispetto a un normale film protettivo. E così, unendo le conoscenze in materia di chimica, biologia, scienza dei materiali ed economia ambientale, in un laboratorio alle porte di Torino, Gustavo Gonzalez, Irene Masante, Arianna Sica e Stefano Feroli sperimentano, analizzano e perfezionano il processo produttivo di Agrinet. Abbiamo un laboratorio a disposizione che ce ne stiamo occupando sia dello studio per l'estrazione delle biomolecole e anche per la produzione del rivestimento. In futuro, e a seconda della domanda richiesta dai nostri potenziali clienti, pensavamo di esternalizzare la produzione qualora dovessimo produrre enormi quantità. La mission di Agrinet però non è solo quella di combattere lo spreco alimentare, ma anche di dare supporto alle aziende agroalimentari locali. Infatti, ciò che per gli agricoltori è uno scarto da gestire, per Agrinet diventa nuova materia prima per alimentare il ciclo di produzione della pellicola sostenibile, che a sua volta poi torna agli stessi agricoltori, chiudendo così il ciclo dell'economia circolare. Stiamo un attimino cercando di capire come gestire logisticamente parlando gli scarti agricoli generati, perché è una quantità considerevole, e il nostro primo approccio è collaborare direttamente con agricoltori locali per avere del materiale per noi, la materia prima, seconda, e dall'altra parte, una volta preparato il rivestimento, fornire poi a loro questo rivestimento, che così poi il loro prodotto dura di più. Un'idea di economia circolare, quella di Agrinet, che nel prossimo futuro punta a ottimizzare processo e produzione su scala industriale. Vorremmo cercare di costituirci a breve termine per poter appunto iniziare una scala maggiore alla produzione del nostro rivestimento e cercare partnerships per poter fare anche progetti pilota, capire un attimino meglio come possiamo sviluppare il nostro rivestimento per i clienti su misura, e quindi in questa maniera per fare un win-to-win, noi che li produciamo e loro che possono appunto avere dei prodotti, ecco, che li durano per più tempo con il minor costo possibile.